È possibile rinegoziare i termini del contratto nella fase che va dall'aggiudicazione alla stipula del contratto? Sono Rosa Maria Berloco, avvocata e co-founding partner dello studio Legal Team. Mi occupo di appalti e contratti pubblici, concessioni demaniali, antitrust, mobilità. Se sei interessato ad uno di questi temi, seguimi nei miei canali social. Del tema della rinegoziazione abbiamo parlato molto molto spesso, soprattutto a partire dall'anno 2020 per le ovvie ragioni, dall'emergenza pandemica al conflitto russo-ucraino per l'appunto, è chiaro che molte circostanze sono cambiate, tra queste in primis il costo delle materie prime. E questo ha messo in seria difficoltà gli operatori del settore, che si sono ritrovati, ad esempio, questo è il classico caso, subire il ritardo nella stipula del contratto che coincideva con l'aumento spropositato del costo delle materie prime. In questi casi l'appaltatore chiede di rivedere i termini dell'accordo, preannunciando che in difetto sarà costretto a non stipulare il contratto, dunque a rinunciare. E più delle volte l'amministrazione nega questa possibilità. Ora, in relazione al codice 50/2016 si sono registrati due opposti orientamenti, uno che ritiene ammissibile la rinegoziazione dei termini e l'altro che invece nega tale possibilità. Nella descrizione del video vi lascio dei link per approfondire l'argomento. Ma nel codice 36/2023 come dobbiamo e possiamo rispondere a questa domanda? Come sapete, il codice 36/2023 contiene diverse norme tese a mantenere in equilibrio il contratto. L'articolo 9 sul principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale. L'articolo 60 sulla clausola obbligatoria di revisione dei prezzi, l'articolo 120 sulle modifiche del contratto, che prevede la disciplina della rinegoziazione nel caso in cui le parti non abbiano espressamente previsto una disciplina ad hoc. Chiariamo subito, nessuna norma del codice prevede espressamente la possibilità di rinegoziare in questa specifica fase, ma questo non significa che sia necessariamente vietato. Gli articoli 9, 60 e 120 fanno però espresso riferimento al concetto di contratto e non sembrano dunque prevedere delle aperture nella fase che precede la stipula del contratto. A mio modesto avviso, il contrasto nato nel codice del 2016 è destinato a riproporsi, ma con una veste del tutto nuova. Vedremo la giurisprudenza cosa ci riserverà.